Questo filmato è sponsorizzato da Libreria del Teatro, via Emilia 69 a Voghera. Siamo con Daniele Salerno, assessore del Comune di Voghera, che ci presenta la sua ultima fatica letteraria. Beh, un libro dedicato a Voghera e un libro dedicato al castello. Il libro si intitola Il castello di Voghera, tra spade, amori, omicidi e tradimenti. L'idea è quella di creare, di aver scritto un libro assieme a Fabrizio Bernini, che è un grandissimo storico locale e nazionale, un libro che racconti la storia di Voghera attraverso il suo castello. 900 anni di storia che si leggono esattamente come un romanzo ed è pieno di aneddoti non noti che ci permettono di conoscere al meglio la città di Voghera. Ad esempio, tra questi, la storia del cunicolo che passa sotto il castello di Voghera, cosa totalmente sconosciuta, e abbiamo trovato attraverso un documento dei servizi segreti americani. Questo è un momento nel quale i servizi segreti vanno di moda nel mondo. Ne abbiamo trovato anche un documento inedito che racconta il passaggio sotto il castello. O come la strage dei vogheresi del 1500, ne morirono 600 su 4.000 abitanti, documenti completamente inediti. E come quando a Voghera si preparò la battaglia di Lepanto che difese l'Europa dalla cristianità. È un insieme, uno studio approfondito. È un libro di storia, ma si legge esattamente come un romanzo, perché la storia oggi è piacevole nel momento nel quale la si può leggere con semplicità. È un libro che ci auguriamo possa essere letto, perché Voghera e il suo castello rappresentano la storia di Voghera, solo la storia di Voghera. Questo filmato è sponsorizzato da Libreria del Teatro, via Emilia 69.